Segui la 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma io resto della mia idea, cioè eh, eh, il fascismo eh, per come l'abbiamo conosciuto è finito. Eh, nel Ma viene 1945. usato come una clava, Marco Travaglio. La eh. storia, come diceva Annalisa Dernanova: la Pane memoria, bianco. la storia, cioè. quello, quello sempre, quello sempre da tutti, soprattutto. La cancel culture fa sì che, che si giudichi, si schiacci tutto e che si giudichi tutto con, con gli occhi di oggi. Ma eh, il fascismo somigliava molto a, ad alcuni tratti caratteristici eh, della nostra società, per questo ebbe così tanto consenso, in parte passivo, in parte attivo. Mussolini diceva come fai a non diventare padrone in un paese di servi? Allora a me quando dicono che c'è il pericolo del fascismo... Mi metto a ridere, a me preoccupa molto di più il fatto che molte forze politiche in questi anni hanno cavalcato per esempio l'amore di una certa Italia per l'uomo forte, per l'uomo della provvidenza, che però non aveva più la camicia nera e l'orbace e gli stivali, ma spesso era un tecnocrate, spesso era un banchiere, spesso era un uomo dei poteri beh, finanziari, era il tecnico, era il salvatore della patria. Il conformismo della stampa, il servilismo nei confronti del potente di turno, il salto sul carro del vincitore, la cultura dell'Ipse-Dixit, lo dicono i potenti e quindi è vero, l'incapacità dello spirito critico che molto spesso c'è in un parte dei ceti intellettuali e anche eh, in parte dell'opinione pubblica. A me sono queste le cose che preoccupano, perché non penso che tornerà il duce o una fotocopia del duce, ma penso che questa fascinazione... Per le scorciatoie, per le vie brevi, eh, per le maniere spicce, eh, sia sempre in agguato. E l'abbiamo visto in, tanti, in tante occasioni in questi anni, quando è stata compressa quasi ai minimi la libertà di stampa e di espressione senza che ci fosse nessun Mussolini, anzi. Spesso quando non c'era neppure la destra al governo. Io l'ho vissuto più volte. L'abbiamo vissuto negli ultimi due anni e Canfora ne sa qualcosa ogni volta che ci azzardavamo a dire qualcosa che non andava al verbo atlantista. Le liste di proscrizione. È la cosa più fascista che esista, ma non l'hanno fatta i fascisti. Quindi il problema è che ci sono delle caratteristiche tipicamente autoritarie e tipicamente illiberali, soprattutto da quando tutti si dicono liberali, che se le scambiano tranquillamente la destra, il centro, la sinistra, i tecnici, i politici. In sofferenza nei confronti dei controlli, nei confronti delle critiche, nei confronti della libertà di pensiero. Ancora l'altro giorno hanno invitato il professor Tarchi, che Canfora conosce benissimo al corso di formazione eh, dei 5 Stelle, eh, si è parlato di scuola rossobruna. Perché fanno parlare un intellettuale di destra con due intellettuali di sinistra. C'è questa tendenza alla scomunica, alla proscrizione. E, vabbè, e questa al... è forse tu una caratteristica parli. un po' intera. Sì, Marco, però scusa, sì, ma ti interrompo? È questo è un fascismo molto più diffuso e molto meno targato e colorato. Credo ed di aver è, capito quello che, quello che vuoi dire. Ma quando tu dici che uh, ciclicamente nel nostro Paese torna l'amore per l'uomo forte, per le scorciatoie. Ora siccome eh, si parla e parleremo ancora moltissimo temo della riforma della madre di tutte le riforme di Giorgio Meloni, che è quella eh, sul premierato ehm, e la...